Uomini e donne, Gemma e Giorgio si vedono di nascosto? Ecco gli indizi. Ritorna nel programma che l'ha visto nascere, televisivamente parlando, Enrico Nigiotti, reduce della nuova avventura di X Factor. Amici 17, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, video, giunto alla sua 17° edizione, è tornato dopo la pausa natalizia. Il Daytime va in onda perciò regolarmente da lunedì 8 gennaio su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, a partire dalle 13.50. Le puntate del sabato invece riprenderanno il 13 gennaio, in diretta, su canale 5. Il Daytime, vita di scuola e sorprese per gli allievi. In questi pochi giorni in cui i ragazzi della scuola più famosa d'Italia hanno ripreso le lezioni, si è già potuto riscontrare qualche problema. I telespettatori non saranno stati sorpresi nel rivedere la maestra Alessandra Celentano esercitare una certa pressione sull'allieva Valentina. La ragazza, infatti, ha ricevuto più volte, nel corso del programma, le critiche dell'insegnante, la quale ha detto apertamente che Valentina non è, a suo parere, una ballerina e di conseguenza non merita di stare nella scuola. Notizie positive invece per i ballerini Nicolas e Vittorio, apprezzati e incoraggiati da Veronica Peparini e Garrison. Nonostante qualche perplessità da parte dei professori di canto verso Yaser ed Emma, si possono d'altra parte già vedere nascere le prime collaborazioni. In particolare Nicole e Mose hanno avuto il piacere di incontrare due autori, rispettivamente Roberto Casalino e Amara, che si sono voluti mettere a loro disposizione per la stesura di un testo per un futuro inedito. La prova comparata sul nuovo inedito di Enrico Nigiotti. Con il ritorno del ballerino Brian, assente da alcune settimane per infortunio, gli animi si sono accesi. A risentirne di più è sicuramente il ballerino Orion, il quale evidentemente sente un po' di rivalità con Brian e non lo nasconde. La produzione ha comunicato che sabato prossimo, nella prima puntata del pomeridiano del 2018, i due ragazzi si sfideranno in una prova comparata. I due ballerini dovranno perciò ballare sulle note della stessa canzone ed essere giudicati dai professori e dal televoto. La canzone in questione sarà L'amore è di Cancelletto Enrico Nigiotti. L'ex allievo della scuola di Amici ritorna in quello che è stato il suo primo esordio televisivo con un'esibizione live. Nigiotti, infatti, aveva partecipato all'edizione del programma del 2009, in cui la vincitrice fu Emma Marrone. Arrivato al serale, decise di autoeliminarsi dalla gara perché giunto al ballottaggio con la sua fidanzata Elena D'Amario. Ricordiamo che nella stessa edizione c'era anche Stefano De Martino, video. Senza il successo dei suoi colleghi, Enrico ha continuato comunque a comporre musica tanto che l'anno seguente è arrivato anche al Festival di Sanremo tra i giovani, purtroppo con pochi risultati. Nel 2017 Nigiotti decide di riprovare con X Factor, sotto la protezione di Mara Maionchi. Si aggiudica il terzo posto e il suo singolo risulta essere il più scaricato tra quelli dei partecipanti al talent. Una bella rivincita, dunque, per il cantautore livornese che potrà portare la sua esperienza agli allievi di questa edizione di Amici.